È l'atteggiamento di chi, nonostante le difficoltà e sulla spinta del desiderio, resta nella propria terra d'origine con intenti propositivi e iniziative di rinnovamento. È la restanza, termine coniato dall'antropologo Vito Teti, che è entrato velocemente nel gergo comune al punto che sia la Treccani che l'Accademia della Crusca l'hanno inserito tra i neologismi del vocabolario della lingua italiana. Restanza era nell'area, nella storia dei miei studi, era, come dire, in qualche modo l'altro volto della partenza, del viaggiare, del migrare, che ho tenuto uniti però, non separandoli, perché non si può parlare di restare senza partire. E poi diciamo che il momento sociale, culturale, storico che noi viviamo ci pone due fronti, di fronte alla grande questione dello spopolamento dei paesi, dello svuotamento, dell'abbandono, ci pone di fronte nello stesso tempo alla ripresa dell'esodo delle nuove generazioni, dei ragazzi, si continua a partire dalla Calabria, non solo dalla Calabria, si svuotano intere aree. E quindi restare in qualche modo diventa una specie di necessità, di obbligo, una scelta, però restanza in qualche modo vuole andare al di là del restare. Restanza è un modo di dire che bisogna restare in maniera attiva, dinamica, per cambiare le cose, per rendere migliori, più vivibili questi luoghi, per trattarli con cura, con rispetto e per evitare che diventino un deserto. Restanza da intendere anche come progetto economico, sociale e culturale che aiuta la crescita al bene del paese, così come lo hanno colto i giovani dell'AICEM Calabria che a Vibo Valentia hanno proposto il villaggio della Restanza, una 2 giorni realizzata all'interno del Valenzianum, offrendo una serie di attività coinvolgenti tra dibattiti, testimonianze, workshop sulle maestranze, fiera locale dell'artigianato, presentazione libri, attività laboratoriali per famiglie e bambini, intrattenimento musicale, tutti testimoni concreti del possibile cambiamento da attuare nella propria realtà sociale, come immagina appunto la Restanza. L'iniziativa è questa e devo dire che è molto sentita da parte nostra, perché tutti i giovani che partecipano all'associazione, tutti noi fondamentalmente sentiamo molto questa necessità di capire chi siamo, qual è il contributo che possiamo dare nel nostro quotidiano e come possiamo appunto contribuire alla nostra comunità e vivere bene dentro la nostra comunità. E la parola villaggio e restanza sono, come dicevamo, due parole cruciali e chiave che rappresentano proprio questo. L'idea del fare insieme è qualcosa che ci permette di vedere diversamente la nostra realtà quotidiana. Si parla della tendenza dei giovani ad andare via, questo può essere invece la speranza che ci sono giovani che possono restare? Ci sono giovani che possono restare, ci sono giovani come me che sono andati via, hanno imparato delle cose e sono tornati spinti dall'idea di portare quello che abbiamo appreso fuori qua nella nostra terra meravigliosa e bellissima, che è ricca di potenziale di diverso tipo, anche se io penso che il potenziale vero siano appunto i giovani e le risorse, quindi io spero che tutti noi, perché è importante la collaborazione con istituzioni, associazioni, imprese, chiunque, possiamo lavorare insieme per fare in modo che sempre più giovani sentano di poter rimanere e trovare il proprio posto, quindi di non accontentarsi ma poter apportare il proprio contributo e vivere la vita che vogliono qui sul nostro territorio.